Allora, ciao a tutti, vi spiego il motivo per cui sentite una voce femminile. Praticamente sono la figlia e sto aiutando mio padre a fare dei video, proprio perché anch'io sto prendendo la patente e quindi magari molte problematiche che ci sono, molti problemi che potreste avere voi, li posso avere anch'io. Quindi molte perplessità provo a farvele togliere io, diciamo. Allora, innanzitutto, tutto quello che vediamo fa parte della strada. In questa foto c'è una carreggiata con due corsie, divise da una striscia tratteggiata. Quindi la strada può essere a doppio senso o a senso unico. Se la strada è a doppio senso, il problema non c'è. Mentre se invece la strada è a senso unico, si circola soltanto sulla parte destra della carreggiata. E la parte sinistra è dedicata al sorpasso. E se la strada è libera, non ci si può circolare. Allora, mentre la parte esterna della strada si chiama banchina, che serve per i cartelli e è un margine di sicurezza, diciamo. Tutto questo, comunque la carreggiata parte dalla parte sinistra della striscia bianca continua. E finisce la striscia bianca continua dall'altra parte a destra. Allora, in questa foto noi abbiamo due carreggiate divise da uno spartitraffico. In questa foto ci sono quattro corsie dove ovviamente come prima possono essere a senso unico o a senso o a doppio senso. La parte dove c'è scritto A sono le corsie destinate alla circolazione dei veicoli normale, mentre la B è la corsia destinata al sorpasso, dove non ci si può circolare normalmente, ma soltanto in caso di sorpasso. All'esterno di qui, aspettate, in questo punto c'è la fine della carreggiata e in questa parte c'è la corsia d'emergenza che può essere occupata soltanto in caso di emergenza, quindi se una persona si sente male oppure in caso di problemi alla macchina che non funziona e non ci si può sostare per più di 3 ore. Adesso parliamo delle corsie. Cosa non fa parte delle corsie? Cioè, cosa non fa parte della carreggiata riguardo le corsie? Allora, la corsia di decelerazione, la corsia di accelerazione e la corsia di emergenza non fanno parte della carreggiata. Mentre fanno parte della carreggiata le corsie di marcia, le corsie specializzate, quindi di svolta e di sorpasso, e quelle riservate, cioè quelle riservate e poi in più quelle di servizio pubblico, che sono il tram, gli autobus, i taxi, tutto ciò che è di servizio pubblico. Adesso possiamo parlare di cosa fa parte realmente della carreggiata e di cosa non fa parte in totalità, diciamo, della carreggiata. Allora, tutto fa parte della strada, ma ci sono delle cose che fanno parte della carreggiata e delle cose che non fanno parte della carreggiata. Cioè,
non fanno parte della gareggiata la banchina, che appunto è la parte esterna della gareggiata che serve ai cartelli, a permettere i cartelli e come margine di sicurezza, il marciapiede dove camminano le persone, le piste ciclabili e le piazzole di sosta. Poi non fanno parte della, cioè fanno parte della carreggiata, quindi sono dentro la carreggiata, gli attraversamenti pedonali, ciclabili e tranviari. In questa foto noi osserviamo che qui si trova il marciapiede, qui invece si trova una pista ciclabile, che ovviamente non fanno parte della carreggiata, però di mezzo, tra una pista ciclabile e l'altra, c'è un attraversamento ciclabile e questo attraversamento ciclabile fa parte della carreggiata. La stessa cosa per il marciapiede. Qui le persone passano e qui le persone passano. Tra queste due piste pedonali c'è un attraversamento pedonale che fa parte sempre della carreggiata. Ricordo sempre che tutto questo fa parte della strada. Questa è stata una spiegazione molto breve di tutto ciò che c'è da sapere essenzialmente per fare un esame, diciamo, dignitoso. E queste domande sono molto. Io vi consiglio di prendere appunti su quello che ho detto perché sono le cose principali da sapere. Sono le cose molto, e sono soprattutto le cose molto più importanti da sapere e che ti fregano all'esame con domande molto, molto stupide, direi. E adesso facciamo un breve quiz sulla carreggiata insieme e vediamo come procede. Allora, faremo soltanto le prime tre affermazioni, soltanto per farvi capire meglio ciò che ho detto, diciamo. Allora, qui dice, in una carreggiata del tipo rappresentato si può sorpassare anche in curva. Allora, queste sono due carreggiate, sono delimitate da quattro strisce, quindi sono quattro corsie, e si può sorpassare anche in curva proprio perché due delle quattro corsie sono destinate al sorpasso. Potrebbe essere una strada a doppio senso o a senso unico, ma siccome sono quattro corsie, sono destinate comunque cioè, due di queste quattro corsie sono destinate al sorpasso. Quindi è vera. Poi, la carreggiata del tipo rappresentato è a doppio senso di circolazione. Potrebbe essere a doppio senso di circolazione, quindi non si può negare una cosa che potrebbe essere. Quindi è vera. Facciamo l'ultima, la terza, e poi mi fermo perché appunto ho detto che questo video sarà molto breve. E soltanto per le cose essenziali, quindi spero abbiate capito quello che ho spiegato. Allora, in una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato, le corsie interne sono di norma riservate al sorpasso. Come abbiamo detto prima, le corsie interne, cioè B nel caso prima, cioè in questo caso, le corsie interne sono destinate al sorpasso, quindi è vera. Detto questo, vi ringrazio per la partecipazione e vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare dei commenti se non vi è chiaro qualcosa o se avete qualcosa da dirmi. E qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa, io sono qui per spiegarvelo. Arrivederci.